arrivato Speranzon e mi avevano detto che non c'era. Dice, la cosa brutta è questa, l'onorevole Raffaele Speranzon, forse è Allora, no, già ci sono, posso anche rispondere. Vuole interrompere con me? Vuole salire sul palco? No, ma per farmi perdonare, la prego, salga sul palco. Perdonata? Bene. No, la provocazione è giusta. La provocazione è quella che noi storicamente siamo il paese dei campanili, dove legittimamente ciascuno ha costruito, differenziando la proposta, l'offerta, la propria storia, legata anche a una cultura enogastronomica che si differenzia da comune a comune, se non da provincia a provincia, ma addirittura all'interno dello stesso comune, da quartiere a quartiere. Se mi riferisco a Venezia, qua c'è l'autorevole rappresentante, l'assessore Zuin, e ci sono all'interno del comune di Venezia zone dove ci sono dialetti diversi e anche cultura enogastronomica diversa. Che potrebbe questo essere perché competizione virtuosa, lo è se viene interpretata seguendo quello che è il consiglio che hai dato e quello che hanno raccolto quelli che sono intervenuti prima di me, e cioè la necessità di costruire una rete, perché tra le imprese, tra coloro i quali generano ricchezza e producono, tra coloro i quali sanno come rappresentare un'eccellenza a livello comunitario e sanno attirare i turisti in questo territorio, tra questi non c'è nessun dubbio che bisogna cercare di costruire delle economie di scala, che bisogna cercare di avere una proposta che possa attirare, però poi ci sono le istituzioni. Allora le istituzioni devono essere un facilitatore rispetto alla qualità del servizio, perché quando vedo questi nomi di questi comuni, vedo una grande metropoli, perché questi comuni, ciascuno ha qualche decina, qualche migliaio di abitanti, se escludiamo il comune di Venezia, ma quando sono nel pieno della stagionalità, questi comuni hanno decine o centinaia di migliaia di abitanti, ma i servizi che noi offriamo a questi abitanti, i servizi che noi offriamo a coloro i quali con la loro presenza in tutto il mondo poi garantiscono la ricchezza nel nostro tessuto economico, sociale, produttivo. Che tipo di servizi? Sono adeguati alle presenze o sono dei servizi che non sono adeguati alle presenze? Questi sono gli interrogativi, i problemi, i limiti ai quali la politica a livello regionale e a livello nazionale deve dare una risposta. Quando noi diciamo che il turismo è, ad esempio, per il Veneto il 13% del PIL, è la prima industria del Veneto, e dobbiamo interrogarci anche sul fatto di dire, ma noi come amministrazione regionale, cioè quanto diamo per il turismo? Ecco, perché bella se domanda, il turismo dà tanto al nostro territorio, altrettanto dobbiamo avere la capacità di dare a livello amministrativo. Posso rispondere io alla domanda, quanto date? La risposta che darebbero loro è poco. Certo. Ho questa sensazione, poco. Come vogliamo poi fare? Poi spesso volentieri non è, il problema non è tanto il tanto, il quanto, ma è anche il come e il dove. Al di là di questo, il mio non vuole essere una ringa qui, io voglio soltanto salutarvi e ringraziarvi, ricordarvi che avete un senatore della Repubblica che sarà a vostra disposizione, in particolare dei sindaci e delle amministrazioni comunali, che per me sono la sintesi dell'ascolto rispetto alle necessità che arrivano dalle parti sociali da me e dai corpi da me. Per cui grazie mille per l'invito. Senatore, grazie a lei. Andiamo a vedere se è finito con la mia casa.